Buongiorno ragazzi, qui è Matoshi che vi parla. Stiamo andando a Venezia per il ritrovo della nazionale Trigos. Lì ci sarà già Pancho che mi aspetta e in questo video vi faremo vedere un po' cosa c'è dietro questo ritrovo. Quindi adesso ci dirigiamo verso il treno. Eccoci qua ragazzi, sono a Reggio Emilia, in stazione. Piove, non so se si vede, governo ladro. E piove bastardi, infami. Colpa delle ferrovie dello Stato. Quindi ci sono attaccati due tiri. Siamo là. Proprio quell'atmosfera, no? È bello viaggiare, no? Comunque è piacevole. Intanto sono arrivati in centrale, giusto per... Voi lo sapete che praticamente siete in tanti e ne rimarrà soltanto uno ogni tre. Ci siamo già vestiti diversi noi, capito? Ah, voi siete... Già l'ho messo. Tu rimani? Sì. Secondo me no. Una frase in Veneto. Una frase in Veneto, fratello. Sboro fiori. Ragazzi, sono riuscito ad arrivare in tempo. Siamo arrivati in tempo. Attenzione. Siamo arrivati Inception. In tempo. Eccolo qua. Inception. Il vlog nel vlog. Come vai, Emi? Mettiamo qua la doppia inquadratura. Vai, bene, bene, lei. Bene. Tempo della Madonna. Tempo pazzesco. Io sono bravo da legge che più vedo. E qua è ancora peggio, però. C'è la bora. Sai qual è la cosa più bella? Che praticamente ne rimarranno solamente uno su tre, quindi fra un po' inizierà la guerra. Sono 4, perché sono 40. Ah, sono 40? E noi invece ci saremo. Noi ci saremo. Vaffanculo, figli di puttana. Allora, c'è chi fa i vlog con l'iPhone e poi c'è Giacomo Sanvitale. Il pres. Buongiorno, buonasera. Siamo arrivati. Riquadra. C'è anche Mir. Che mi hanno detto, mi hanno fare detto un una cosa. Che ho chiesto un cappello della nazionale. Mi hanno detto, c'è uno che l'ha preso, fatelo prestare da lui. Secondo te, ma chi l'aveva preso il cappello della nazionale? E perché uno... Perché un napoletano? Non parlare male di Napoli. Perché gli scherzi? Stiamo andando a mangiare, signori. Pancio l'ho perso, no, è qua. Ciao ragazzi, benvenuti nel nord Italia, guarda che roba. Allora, vi dico la verità, il cibo sembra molto buono. Sembra invitante, infatti andiamo a vedere. Benvenuto in nazionale, e Matoshi, ovviamente ognuno ha il suo nome. Ragazzi, da dove vogliamo partire? Dalle scarpe? Dalle scarpe. Perfette! Zainetto. Con ancora... Il prezzo. Quindi non è stato usato. Quanta roba c'è? Ragazzi, comunque fa effetto, vabbè, ma no? Cos'è l'XL? Bellissimo, oh. Giordano. Ma te ti hanno mandato perché così non ci drogavamo noi, Giordano. Esatto, io vi controllo. Maglietta, eccola, la felpina, quella kiwiosa. Pantaloncino classico, nazionale creators. Questa è quella di rappresentanza. Ah, questo è il kiwi. No, questo è il kiwi. Pantaloni kiwiosi. Quello stile nuovo qua. Ci tocca comprare le calze. Male. Bocciato. Basta. Voto 4. Ma soprattutto non se ne perde una. Incredibile. Signor Pancio, abbiamo di fronte alla nazionale che è italiana. Finalmente inizia a essere veramente la crema dei calciatori. Sì, no, ecco, questa volta si respira calcio. Tanto guardate Faina, che vergogna. Nazionale Creator, siamo veramente Elena, che qualcuno di voi l'ha già conosciuta, la social media manager, che è attualmente la social media manager anche della voi come squadra, tutto quello di cui avete bisogno. Un po' stretto con i tempi, però è un programma che tutte le squadre di Serie A, e Luca può confermare, di Serie B, ma anche Fede, hanno. Allora signori, siamo a letto e quella è la sagoma di Pancia. Ragazzi, fra un soldato caduto. Tra 6 ore ci svegliamo.
e non giochiamo a pallone. Quindi è ufficiale 7:20. Bene. Comunque ragazzi, ricordatevi questa scena. Sì, 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 sì. Attivate la campanella perché potrebbe essere l'ultimo video di me punch in nazionale. Perché... se il video finisce così non ci siamo svegliati, ci mandano via. Buonanotte signori, ci vediamo domani mattina, cioè tra poche ore, dai. Vi lascio così. Buonanotte ragazzi. La bora, piove, 200 gradi Celsius. Signori, siamo nel parcheggio del Venezia. Posso dire? Nazionale Bagnanca, nazionale Fortuna. Questo è un segno del destino, ed è così che partono le grandi sfide, ragazzi. Io vi dico la verità. E qua c'è il pullman del Venezia con i nostri campioni a bordo. In due gruppi si fa un allenamento in palestra e tecnico e sul campo giochiamo e poi ci invertiamo in gruppi, facciamo un'ora, un'ora e venti causa maltempo. Causa maltempo. Cioè non ti basta quello che hai fatto ieri sera. Fai quello che vuoi, ai miei fai danni. Quello che vuoi, fai quello non che ti vuoi. Basta. Tutta la professionalità, le cose, io che Nico Gonzalez sbaglia i rigori e faccio così. C'ha il vlog, no? L'importanza di dove siamo, ve l'abbiamo detto ieri, di quello che è il progetto della Nazionale Creator. Allora, ci stiamo dirigendo dallo spogliatoio, noi stiamo seguendo quelli del campo, giusto? Sì, a oggi. A oggi. Cioè ragazzi, allora, Faina sta venendo al bar con me Pancio e dice che il team manager non sta... va in campo, la domenica va in campo in panchina, chiaro, ma durante la settimana mica fa allenamento, scusa. Che me inquadri a stempiatura, scusa. Ah, beh, campo in perfette condizioni. È sintetico. Venezia, secondo te come ne esci? Distrutto? No, è impossibile. Ida? Sì. Ruolo? A chi ti sfidi, Serena, te come calciatore? De Bruyne. De Bruyne? Mm. E infatti anche la Beatrice. Ciao Beatrice. A chi ti sfidi tu? No, io non ho nessuno. Che ruolo fai? Che ruolo fai? Che fai così? Terzino. Terzino Bellanova. Dai, sì, va bene, non so tanto. Lin, e a chi, a quale giocatore ti ispiri? Lucy Bronze. E dove gioca? Da Barcellona. Ah, Barcellona, ok, vabbè. Lì gioca tutte le più forti. Tedesca. Eh beh, nel Barcellona gioca tutte le più forti. No, mai. La Nazionale Creator su schiera Harry Lazza. No, minchia, ma... cioè... questo è l'insegnamento di Marconi, vedi che poi no, i bambini come fanno. È finito l'allenamento, si tirano le somme, caro padre. Soprattutto degli atteggiamenti. Esatto. Ok, perché nazionale vuol dire anche attitudine. No, soprattutto attitudine. Andiamo anche al doc, chi è il più in forma secondo te? Oggi più in forma, abbiamo visto bene Fratino, Angelo Carpani, bene in forma. Pata ha fatto bene, Sergio ha fatto bene, qualcuno un po' fuori forma, però li riprendiamo. Now we are in our new school. Qua c'è lo shooting, inspiegabilmente c'è Dalila. Manco a bullizzarla così, che già pare una bambina delle medie. No, cioè, voglio dire. Stiamo pensando all'esultanza, ne ha un paio però. E come la fai? No, quella è troppo banale. Vedere il cannibale, fa vedere il cannibale. Ma il cannibale fa cagare. È ragazzi. Tornato Pancio. Guarda il cannibale. Jokeres. Bello. Bellissima questa. Andre, sei fighissimo. Sopra la cosa più bella che la faccio. No. No.
Allora ragazzi, questo è Late Farm, benvenuti, adesso vi facciamo vedere, vi ricordo di attivare la campanella, mi raccomando lasciate un commento e fumate fuori perché vi cazzano.